C'hai ragione, ne? Sono d'accordo. Va bene, dai. E mi dispiace tanto, ne, che ti hanno bruciato il Twitter. Chi? Vabbè. Scusa, ma adesso devo fare il programma. Dai, ci vediamo dopo, ne? Ciao, cassa. Ciao. Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontefex, il DJ più tecnologico di Torino. Questa è la Cavalcavia, la classifica dance più importante per tutti i DJ d'Italia. Ma insomma, la particolarità di questa classifica è che i dischi che metto fanno schifo, però piacciono. Cosa? L'importante è quello, ne? Sì. Adesso stai a sentire. Ma iniziamo subito con la classifica di oggi, con un disco pesantissimo che si farà sicuramente sentire. Sì. Arriva Electro Puglia. Minchia che disco, minchia che bello, minchia zio fa, minchia cesti. Prima di passare alla seconda posizione di questa settimana, sentiamo un messaggio. Gabri, tu sei una merda, davvero? Io sono venuta a trovarti nel tuo studio di registrazione. E ok, ma te mi hai fatto vestire da Swiffer gigante. Cioè, con la scusa della posizione della carriola, mi hai fatto pulire tutti i pavimenti tenendomi per le gambe. Sul serio? Ma sai che cazzo me ne faccio io della tua polvere? Sei proprio un balordo. Ma no. Oh, basta, ne? Questa bagiana mi ha detto ancora la parola balordo. Fai il disco l'ho fatto. Sì, lo volete sentire? Sì, sì. Come no? Sì! Alla seconda posizione di questa settimana arriva Romino e Albana con Alito in autogrill. Ho viaggiato verso mare blu, sosta dentro un autogrill. Si apre un orizzonte che non è l'ultimo, e più lontano ci chiama ancora. Questo è proprio un disco da suonare all'Autogrill Land, che si terrà a giugno all'Autogrill Esso sulla tangenziale sud di Torino. Bello. Ci saranno un sacco di DJ famosi, come Screcchio, poi DJ Lello Bello, Marti Sgarro, Molello e il super special gas Gino lo Spazzino. Da non perdere, ne? Volevo dirtelo. Ma attenzione, oh signor, cosa ho visto, ne? Alla posizione numero una di questa settimana rimane stabile sempre lui, Ambrogio con A me piace. Signore, la macchina è pronta, quando desidera. Grazie Ambrogio, ma prima avrei un leggero languorino. Vado in cucina a prenderle qualcosa? No, la mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono, vero signore? No. A me piace piccare, piccare, senza passi notare, piccare, 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 senza passi notare, piccare, 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 non mi posso annoiare, piccare, 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 vero signore? No. Oh, basta, ne? Pensate che l'altra sera mi hanno investito e quello che è sceso dalla macchina a tutto volume aveva questo disco, è incredibile, ne? Volevo ricordare a tutti i miei fans che domenica pomeriggio cercherò di battere il record di mashup più corto del mondo allo zoo di Torino, dentro la gabbia delle tigri, completamente vestito di carne fresca. Ma venite alle 14 in punto, perché lo spettacolo durerà sui 2-3 minuti circa, forse anche meno, Sì. Wow! Ma la cosa più bella è che subito dopo potrete fare con me il vostro selfie, con me dentro un secchio tutto sbaciullato, ma sempre col sorriso, da non perdere, né, boia Faust. Bomba. Adesso vi lascio con una frase che diceva sempre mio zio Gianfranco, che purtroppo è morto due volte alla Fiat, ma non quella dell'ingotto, quella di Mirafiori Sud. Pensate, stava montando la marmita della 127 Sport, quando un suo collega tutto ubriaco è salito su per provarla, ha sgasato come un pazzo e gli ha fatto saltare via la faccia. Sì, che ti guardo mentre vai, va? Sei carina, va? Oh, quanto ci manchi, zio Giancarlo. Ti vengo a trovare presto a casa di zia in giardino. Sì, perché ora lo usa come portavaso.
scuso. Ma troppo no. Avanti, né, mia zia? No. Va bene, né? Un saluto dal vostro Gabri Pontifex e ci sentiamo presto con Cavalca Via, la classifica che ti porta via. Cavalca Via è come una magia, se dici una bugia ti porta in Ungheria. Cavalca Via, non fuma la Maria, perché la polizia se no lo porta via. Madonna mia, quanto siamo stupidi, ragazzi. Mamma mia. È un momento divertente. Pippo è schifato, non riesce più a schiacciare niente. La domanda: chi è che mi ha appoggiato qua la gamba destra? Era caldissimo. Credo io. Ma ho la febbre. Mamma che schifo. E poi io lascio sempre la goccia, perché se c'è la goccia è gin, capito? No, se c'è la goccia è scolo. Sai cosa ti meriti? Un look alba di merda. No, 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 no. Pensa che entrata che no, fai. No. Pensa l'entrata dopo che fai. La canzone di ieri oramai è lanciata. No, ma ragazzi, no. A parte ieri sera vederlo sul grande schermo è stata un'emozione incredibile. Però posso dirti che nel ruolo di Pierpaolo Peroni è stato bravo, non me l'aspettavo, è stato molto bravo. L'ha rifatta talmente tante volte. Buona la prima. Cioè, sei te stesso col cappello, cioè. Senti, non è che è cambiato tanto. Ma un benzinaio della Shell. Senti, dopo le figure di merda che ci hai fatto fare l'altra sera, cosa sei venuto a raccontarci oggi, caro Luca? Una nuova avventura degli amici del Circolo del Golfo. Ah, che bello, di Cisliano, lo ricordiamo. Ovvio. Allora, questo weekend è stato davvero pesante perché ci siamo scannati con quelli del Circolo di Tolcinasco. Chissà che botte. No, sono pesantissimi. Ma sono conosciuti in tutto il coraggio. Allora, tutto era tranquillo, andiamo lì, insomma, ci incontriamo fino a quando il commendator Trocetti. Chi è? Il commendator Trocetti. Chi è? Il proprietario della Iodosan. Ma che cazzo ne sai? Vabbè, lavi neanche i denti. Inizia ad offendere Filiberto. Chi è Filiberto? Alemagna, quello. No, quello è Tancredi, ignorante. Penalizzato, subito. Penalizzato. Lo offende e subito due brutti ceffi si alzano dal tavolo e si avvicinano verso il nostro con aria un po' minacciosa, hai capito? Noi presi un po' male, insomma. Noi ovviamente, cuori impavidi del circo e ci sliamo, non ci siamo cacati addosso e abbiamo preparato il contrattacco. Cosa? Dico, cioè. Adesso arriviamo a Tancredi. Questo mi sta dando fastidio. È comunista. Ma dici che sono lento. Questo è mio piccoglioni. Tu vai avanti per la tua. Ah, l'altro giorno l'ho visto alla Lidl. Ma non c'è la Lidl. Allora, per piacere. Non ci pensa due volte Tancredi, prende una bottiglia da 130.000 euro di Amarone, il Quintarelli, lo conosci? Se lo beve tutto alla goccia si rilassa, diventa una bestia e dice sono pronto alla guerra. Quanto ha speso? 130.000 euro per una bottiglia di vino. Ma perché tanto? Vabbè, che cazzo. Ma poi alla goccia la vabbè bella. Ma se non la compri all'Esselunga al ristorante quello devi spendere. Madonna, che cazzo mangi tu? Tu mangi in macchina, capito? La macchina, passi McDonald's. Delitto, o fai come Fabio che va alla Lidl, compri quelli a scadenza immediata, li bevi in macchina. Sì, a 1:20. Scusa, però dimmi. Calarsi la marrone alla goccia è un peccato. Vabbè, ma mi stai dando fastidio! Ecco, allora ti dicevo. Sei forte! Che schiavo! Sai che adesso scendo, prendo l'urticaria, ti giuro lo congelo e te lo spacco in faccia? Bravo, ti cacazzo, guai! Bravo! Allora, dicevo. Ecco, i due si avvicinano con passo felpato. Guarda come rosso. Mi state facendo innervosire e adesso mi devo fermare, mi devo togliere il maglione in cashmere. Tu sei bipolare. Cosa che tu non hai mai visto. Dai, Gollum, sei bipolare. Avanti. Allora, i due si avvicinano con passo felpato e notiamo che non avevano le paciotti in cashmere. Tant'è vero che Edoardo si alza e dice, le ho viste quelle scarpe lì. Settimana scorsa erano in saldo. Mica questi qua si incazzano, tu mi hai rotto i coglioni. Prego. Ecco. Aspetta, Luca, sei uscito un po' dal personaggio. Rientra, cioè sei uno del circolo del Golfo. Ma sta raccontando una roba che l'ha ferito. Cazzo, io so fermo. Scusa, poi le paciotti in cashmere, cioè la scarpa in cashmere fai. Marco. Dai, se non vai da M&M le trovi in giro, capito? Lui va da Bata. Tu vai da Bata. Fate fallita, Sì, è stata ritirata da un gruppo tedesco, tra l'altro, che è fallito anche quello, incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Insomma, i loro diventano delle bestie quando gli dici, cazzo, sono in saldo, questi pazziscono. Tu immagina che l'offesa tra voi ricchi è le ho viste in saldo? Beh, certo. Figa. Perché, scusa? Vabbè, scusa, che compri la scarpa in saldo sei una miseria. Ma io sempre cerco le scarpe in saldo. E infatti fai parte della miseria. La miseria, va bene. Andiamo avanti. Va bene. Allora, e difatti, per calmarlo, lui ha preso il telefono, ha chiamato la moglie e gli ha detto: rogitami subito la casa Forte dei Marmi. Perché lui con rogito si rilassa, perché si leva i pesi. Ma che minaccia è un rogito? Mica questo si è calmato, Tancredi va fuori di testa. Ma Tancredi, dai zitto!
Tancredi non si ferma lì. No. Si ferma. Va, questo è fuori di testa. In bizzarrino. Mette la mano nella tasca interna della giacca in cashmere. Non lo sa neanche dire. Porca puttana. Ha preso la pistola. E tira zitto! E tira fuori un American Express Platino. Che minaccia è? E la butta sul tavolo. Sì. Minaccia. Aspetta, ricordo il calcio. Che silenzio proprio calato, no? Sì. Ma i due non si cacano sotto. Capito? E allora si levano i guanti bianchi. Tira pugni. E ti stai zitto! E tirano fuori una Visa Infinite. No. Che cos'è la Visa Infinite? Non lo so, non lo so. Beh, parlavo con lui, ovviamente. Sai com'è? La Visa Infinite. Va bene, allora, con plafon sopra il milione di euro. Mai non ci caghiamo sotto, perché arriva Pier Francesco che con la massica, com'è, che Pier Francesco Zanchi? Ah sì, scusa. Ecco, che con cosa la massica lo, cosa fa Zanchi? Paglia commercialista, armatore. Ma che cazzo ne sai tu? C'ha il pedalò questo bastardo. Va bene, mette mano al portafoglio e con violenza butta sul tavolo un American Express Centurion. Che quella nera. Mi sono venuta la pelle d'oca. Plafone limitato. Insomma, tocci nasco a casa, belli! Chiudi! Andate a fare il culo, sono sudato! Due schiaffi, dai, bravo! No, sto tu metti caldo! Luca, sei stato forte! Aspetta che adesso mi sto arrabbiando! Non sento! Sei divertente! Mi sta venendo un attacco di quante tasche! Guarda che ti viene! Vediamo il cazzo nella tasca! Tasche! Dai! Dai, vieni qua, Luca! Ehi, Luca! Ehi, no. Io ti giuro, non ho mai assistito a tanta stupidera come quella di oggi. Io avviso l'azienda, quando ci vede stanchi così, deve darci delle flebo di caffè o mandarci a casa. No, dovremmo fare più spesso dei film così, divertiamo in onda. Capite, questa è l'essenza del programma, l'ignoranza. Vabbè, okay. Così è bello. Vabbè, noi ci risentiamo lunedì. Domani c'è Zoo Compilation. Grazie a Pippo Palmieri. Buon weekend, amici. Grazie al Mago Wander. Ciao. Grazie a DJ Spine, Alan Caligiuri, Marco Dona, Fabio Lisei. Comunista. Grazie a Luca Alba. Amici. Grazie a Paolo Noyes. Grazie a Marco Mazzoli. Il genio. Grazie alla cumpa di Viaturati. Giuro che lunedì saremo molto più sani. No, dove sta il divertimento? Ho visto che sei andato al pantalone. Super Chicken, per favore. Super Chicken, dai. Gli metti la sigla per chiudere, per favore. Allora, ragazzi, la storia del cazzo nella tasca un po' mi brucia la punta. Adesso non vorrei mai che qualche tasca era un po' sporchina. Io ci tengo il wasabi in tasca, se lo vuoi sapere. Vabbè, dai, cosa vuoi che sia? Tipo pizzichina un po' il cazzino. Ti pizzichina il puntino. Forse devo andare a fare bideino col chili. Sentiamo lunedì, grazie alla cumpa di Vieturati e ovviamente la nostra immensa famiglia sulla pagina di Facebook. Buon weekend a tutti, ciao! E ricorda anche tu, caro ascoltatore maschio, il cazzo nella tasca è per sempre. Svolta. È importante.